Ciao ragazze, allora oggi in questo video voglio farvi vedere la mia base trucco autunnale, diciamo che sto utilizzando post estate. Allora, vi dico subito i prodotti che ho utilizzato nel corso del video, anche se comunque spero di ricordarmi quando faccio l'editing di inserire le foto del prodotto che sto utilizzando mentre faccio il tutorial. Ci tenevo a dire che non ho utilizzato crema idratante perché essendo che andrò ad utilizzare la BB Cream è già una crema idratante di suo, quindi non occorre mettere nessun tipo di crema idratante. Questo è il metodo che utilizzo durante il weekend, quindi quando faccio la base per uscire il sabato e la domenica, mentre durante tutti i giorni normali faccio la base, metto la crema idratante, poi applico il correttore e il fondotinta minerale. Quindi in questo video sarà totalmente diversa la base che comunque utilizzo tutti i giorni per la vita quotidiana. Allora, vi dico subito cosa ho utilizzato senza perderci in chiacchiere. Per prima cosa ho utilizzato un correttore arancione, questo qui della Joël, poi sono andata ad utilizzare la palette della Zoeva dei correttori, quindi di qui ho utilizzato questo giallo, anche se credo che ormai ne sia rimasto ben poco di giallo, soprattutto vicino ai bordini. L'arancione di qua non lo utilizzo perché è terminato, quindi utilizzo questo arancione e il giallo insieme, e poi successivamente utilizzo questo colore qui, questo, per questo mischiato anche con un po' di questo qui, per uniformare la zona perioculare. Quindi come correttore questo qui, poi ho utilizzato questo qui verde per i rossori, poi ho utilizzato queste due BB cream, una più chiara e l'altra più scura, e mescolandole insieme per arrivare al mio colore di incarnato. E poi, senza utilizzare la cipria, ho voluto utilizzare questi due fondotinta minerali, ovvero questo qui della Rimmel, che è un po' più scuro, e questo qui della Maybelline New York, che è più chiaro, e mescolandoli insieme riesco a raggiungere il colore del mio incarnato, perché comunque, l'ho detto anche nel video, sono ancora un po' abbronzaticcia, quindi non sono ancora arrivata al mio tono cadaverico dell'inverno. Nulla ragazze, ci tenevo a dire una cosa. Adesso mi state vedendo tutta bella sistemata perché comunque sto uscendo. Però successivamente a quest'intro mi vedrete struccata, quindi fate attenzione, andateci piano perché potrete aver paura. Ecco, io ve lo dico per correttezza, cioè perché passare da così a struccata, ecco, e io ci penserei su due volte. Quindi ragazze, per le più coraggiose, buona visione, vi mando un bacione e buona serata o buona giornata se questo video lo state vedendo di giorno. Un bacio, ciao! Adesso vado a prendere questo correttore arancione della Joël con un pennello per correttore e lo applico sulla mia occhiaia. Poi vado a prendere il correttore giallo dalla palette della Zoeva, questo qui, questo poco che è rimasto, e lo applico un po' sull'arancione per farlo diventare un color pesca. Prendo una spugnettina in lattice e tampono. Adesso sempre dalla palette della Zoeva vado a prendere questo colore qui, che è quello che si avvicina di più al mio colore di pelle, e
lo vado a mettere su tutta la parte inferiore dell'occhio per andare a uniformare il tutto. Siccome proprio oggi mi è spuntato questo bel brufolozzo, vado a prendere un correttore verde, anche questo della Joël, che è successo la guerra mondiale a questo tappo. Beh, anche qui, come potete vedere, lo vado a prendere da qui e metto un po' di... Ah, fa pure male. Metto un po' di correttore verde qui sopra. Quindi la spugnetta e picchietto. Sparito, più o meno. È sparito il rossore più che altro. E poi vado a prendere il correttore che ho preso prima e lo metto sopra. E con la spugnettina ci vado a ritamponare. Il passaggio del correttore è finito. Adesso, ultimamente, come base sto utilizzando al posto del fondotinta le due BB cream. Perché due? Perché mi è rimasto un pochino di abbronzatura. Allora preferisco mischiare le due BB cream, ovvero la light con la medium, quindi il colore più chiaro col colore più scuro. E mischiando queste due BB cream insieme riesco a raggiungere il mio colorito di adesso. Perché se uso la light sembra una morta, e se uso, e comunque sembra lo stacco col collo di qua più scura e il viso più chiaro, perché comunque io ogni estate mi abbronzo in questo modo: viso, corpo, tutto quanto bello uniforme, tranne il collo. Il collo mi rimane sempre bianco cadaverico, non so perché, eppure ce li metto proprio di proposito così. Che magari le persone dicono quella scema. Mi metto proprio di proposito per fare abbronzare il collo anche sul materassino dentro l'acqua, ma niente, cioè sono come una reflex, il sole non mi scansa proprio, non vede quella parte del mio corpo, mi sta antipatica. E quindi ogni anno ho sempre questo problema, però cerco di coprirlo soprattutto per quanto riguarda la mattina, che comunque si nota molto molto di più lo stacco con il collo se c'è, mentre la sera con tutte quelle ombre non si nota praticamente niente. Mi posso mettere anche un fondotinta quasi 5 toni più scuro della mia pelle, nessuno si accorge di niente perché comunque le luci della sera camuffano, si sa. E quindi chiudiamo questa piccola parentesi e torniamo a quello che stavo dicendo. Sto utilizzando queste due BB cream per pelli grasse insieme per raggiungere il mio colorito di pelle attuale. Poi prendo la spugnettina in lattice e vado a picchiettare lungo tutto il viso in modo tale che tolga anche quegli eccessi di prodotto che avrò messo e comunque in questo modo vado, diciamo, a fissare anche la BB cream. E vado anche a uniformare di più il viso, perché comunque si sa che applicando i fondotinta e le BB cream o comunque prodotti cremosi sul viso con i pennelli tendono a far rimanere le strisce delle setole, quindi è una cosa un po' antiestetica.
e quindi preferisco sempre passare la spugnettina dopo aver applicato prodotti in crema sul viso, come anche in questo caso. Comunque me lo vedo anche migliore, cioè la coprenza è vero che con la spugna la coprenza è più pesante, però mi piace molto molto di più l'effetto. Ecco qua, vedete? Cioè la differenza con il collo non si nota minimamente, anche se con queste luci un po' devo dire che camuffano in videocamera. Dopo aver realizzato la base fondotinta, diciamo, anche se io ho utilizzato la BB cream al posto del fondotinta, si va a fissare il trucco. Oddio, la BB cream non c'è bisogno che va fissata, però essendo che questa qua della Garnier non mi piace particolarmente, anche se per pelli grassi non mi piace particolarmente perché è molto oleosa. E per la mia pelle grassa non è per niente consigliato. Preferisco andare ad applicare sempre una cipria fissante. Però in questo caso io non voglio andare ad applicare la cipria fissante perché comunque sinceramente io quando mi trucco faccio veramente così. Cioè il fondotinta non si muove di una virgola, cioè il fondotinta, scusate, la BB cream non si muove di una virgola, mi rimane per tutto il giorno sopra se faccio e utilizzo questo metodo. Invece se utilizzo una cipria in polvere un po' si nota l'effetto lucido. Quindi io che sto facendo? Preferisco utilizzare i miei due fondotinta minerali che ho utilizzato all'inizio di quest'estate, mischio insieme e applico questi due prodotti a mo' di cipria. Questa è la mia base trucco. Io spero che vi sia stato utile questo video. Io vi mando un bacione, e vi rimando al prossimo video. Ciao ragazzi!